Le sinapsi qui ci sono i neuroni, qui c'è l'ipotalamo, qua c'è l'amigdala, poi ci dovrebbe essere anche il cervelletto. Cervelletto? Dov'è il cervelletto? C'è io. Ok, telefono. Sì, pronto. Sì, no, ma che c'è? No, ma sono un teatro, eh. Sì. No, c'è da fare quello spettacolo, sai quello famoso? Sì, quello che c'è anche sul giornale, insieme a Dio lo Fulmi. E Dio l'aiuti, dico ragazzi, tre volte mi sbaglio, ho fatto bene a dirlo perché si arrabbia. Sì, no, è un periodo che lui che studia il cervello. C'è altro nella testa che il cervello. Ha perso la testa col cervello. Verso il cervello, insomma, a fare così, studia il cervello dalla mattina alla sera. E allora devi sapere che, tra l'altro, con questa cosa ci ha scritto anche un libro insieme al professor Ubaldo Bonuccelli, sai che è un luminare dell'Università di Pisa. Sì, l'ha intitolato Intervista al cervello. E posso dire che gli è stato stampato anche dalla Sperling & Kupffer editoria. Allora lui da questo libro qui ci ha ricavato questo spettacolo qui che facciamo qui stasera, capito? Sì, che si chiama Intervista al cervello show. Polo semiserio all'interno dei nostri neuroni con canzoni e riflessioni. Che dici? Sì. Che dici? No, non ce ne esperimenti, sta tranquilla, no? No, ma che trapianti? No, che pasticchi, no? Ma che mi trapana il cervello? Sta tranquilla, ti dico, è una cosa tranquilla, è scienza, è una cosa a modo, non ti preoccupare, via, dai, ciao, ce la staccare perché arriva, se no sarà per me. Ciao. Buonasera. Buonasera assistente, buonasera. Buonasera. Ben trovato, come sì. Sta? Tutto bene? Tutto bene, sì. Oh, allora, tutto a posto, no, mi raccomando, 18, 31, 82, non termino, se no me lo scordo. Ma cosa fa? Vengo subito. Ecco, sappiamo tutto dei giochi d'azzardo, sappiamo tutto della cellulite, delle diete, sappiamo tutto delle squadre di calcio, della Formula 1, ma sappiamo poco o niente del nostro principale organo, il cervello. Quando si nasce nella nostra testa abbiamo 100 miliardi di neuroni, uno spettacolo. Da quel momento incominciamo a perderli ed i neuroni non si rigenerano. Col passare degli anni è garantito il rincoglionimento. Il cervello alloggia nella scatola cranica, la struttura più resistente che madre natura ha dato all'uomo. Se voi volete picchiare qualcuno e fargli veramente del male, non dovete usare i calci o i pugni, ma il cranio. Chissà se Zidane lo sapeva quando ha dato la testata a Materazzi nella finale dei campionati del mondo. Il cervello, acqua, glucidi, lipidi e proteine, in tutto 1,7 kg nei maschi, le donne ce l'hanno più piccolo. E allora che vuol dire? Che noi maschi siamo più intelligenti perché abbiamo il cervello più grosso? Purtroppo non è così. Quello che conta non è il peso del cervello, ma è il numero dei neuroni, la velocità delle sinapsi. E poi la persona più intelligente al mondo è una donna, una certa Marilyn Von Savant.
Il cervello lavora ininterrottamente per noi 24 ore su 24, anche quando ci riposiamo e dormiamo. Pensate che mentre dormiamo il cervello scarta tutto quello che non ci serve, memorizza quello che ci serve, elabora traumi e lutti. E che il cervello lavori mentre noi dormiamo è dimostrato dai fenomeni di sonnambulismo. Pensate che queste persone spostano i mobili, ne fanno di tutti i colori, senza rendersene conto, perché è il cervello che comanda, è il cervello che le fa fare. In America, che sono sempre più ganzi, un certo Ken Park, in preda ad una crisi di sonnambulismo, ha preso la macchina, ha guidato per 23 km, è andato a casa della suocera, l'ha uccisa. L'hanno assolto, non si sa se perché era vittima di una crisi di sonnambulismo oppure perché ha ammazzato la suocera, ma l'hanno assolto. Il cervello è il nostro principale organo sessuale. Eh sì, specialmente noi maschietti, sotto la doccia, no? Ce lo guardiamo, ce lo misuriamo. Ma quello che conta non è la lunghezza della spada, ma come si usa. E come si usa dipende dal cervello. E poi facciamola finita, noi maschi, di dare delle false informazioni alle donne. Ma sapete perché le donne, quando fanno l'accostamento, quasi sempre battono la macchina? Perché noi maschietti, fin dall'adolescenza, gli abbiamo detto che così è 20 centimetri. Il cervello, amici miei, noi siamo il nostro cervello, e sì, perché se ci trapiantassero qualsiasi organo, fegato, milza, cuore, noi resteremmo la persona che siamo. Ma se ci trapiantassero il cervello, e in teoria si potrebbe anche fare, noi diventeremmo un'altra persona. E allora cerchiamo di conoscerlo meglio, il nostro cervello, di capirlo, di coccolarlo. Entriamo nei meandri della nostra mente, teniamo vivo il nostro cervello, perché è l'unico modo per rimandare il più possibile l'inevitabile rincoglionimento. Che bello, quanti tipi di cervello, che bello, quanti tipi di cervello, c'è chi grilli nella testa, sempre pronto a fare festa, c'è chi sale nella zucca e la pazzia della mucca, c'è cervello pulito dei bambini, molto diverso da quello dei cretini, c'è cervello razionale, molto spesso assai banale, c'è chi senza una rotella, sì però ha la mente bella, c'è cervello del saggio coerente, e c'è il politico che bambola la gente, ma il più bello è il cervello diventato molto raro, e la gente che ragiona solamente in solitario, solo accendendo la mente si può volare più là, solo accendendo la mente si può trovare la libertà. C'è cervello più brillante e c'è quello più intrigante, ci sono menti soddisfatte solo delle frasi fatte, c'è cervello dei fumetti di mestiere e anche quello con il senso del dovere, c'è cervello comandante molto spesso incompetente, c'è il cervello ormai all'ammasso fatto duro come un sasso, c'è la mente spirituale chi non festeggia neanche il giorno di Natale, ma il più bello è il cervello diventato molto raro, della gente che ragiona solamente in solitario, solo accendendo la mente si può volare più là, solo accendendo la mente si può trovare la libertà. C'è il cervello naturale e c'è quello artificiale,
c'è chi dice sempre sì e chi dice sempre no. C'è la mente che non può fare un passo senza calcio, cocaina, gioco e sesso. C'è il cervello missionario e c'è quello sanguinario. C'è la mente deviata e c'è quella illuminata. C'è il cervello che para culturato invece spara le cazzate a buon mercato. Ma il più bello è il cervello diventato molto raro della gente che ragiona solamente in solitario. Solo accendendo la mente si può volare più là. Solo accendendo la mente si può trovare la libertà. Che bello, quanti tipi di cervello. Che bello, quanti tipi di cervello. Bene, 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 caro il mio assistente. Ha visto lo scibile umano, quanti tipi di cervelli ci sono. Lei, a proposito di cervello, che cosa mi sa dire? Guardi, io so che il cervello, il cervelletto e il tronco cerebrale formano il sistema nervoso centrale. Bravo, vede che non è poi così difficile. Ma tutto è impegnato sui neuroni. A proposito di neuroni, lei cosa mi sa dire? A proposito di neuroni... Oddio, io sinceramente quello che sono neuroni non lo so. Ecco, lei non mi mandi tutto in vacca, no, viene da Viareggio e lì si tende, capito, no? Non mi mandi per favore le cose in vacca. Lo sa o non lo sa cosa sono i neuroni? No, lo so, però so, questo lo so, che ci sono persone che pur avendo, diciamo, dei posti di grande responsabilità, di potere, di importanza, eccetera, i neuroni mi sembra che ci danno pochini, mentre ci sono altre persone come Einstein che ce n'hanno anche troppi. Ecco, ma insomma lei in definitiva cosa sono i neuroni non lo sa. Francamente no. Ecco, allora avevamo anche una tabella, un qualcosa che illustrava i neuroni, l'ha trovata, c'è. Allora intanto le dico cosa sono i neuroni. I neuroni sono delle cellule che nel corso degli anni, dei millenni, si sono evolute per assolvere la loro funzione, che è quella di ricevere e trasmettere impulsi elettrici nervosi che li attraversano di continuo per raggiungere uno scopo prefissato. Ha capito cosa sono i neuroni? Ora però, per spiegarli meglio, avevamo una cosa, allora per favore, cioè, lo trovi. Aspetta, non lo so, perché non la vedo qui. Come si fa? Per favore. Ah, aspetti, forse l'ho trovata, guardi. Eccola qui, Me la metto subito. Facciamola vedere bene. Abbiamo tutto il materiale, prego. Così, guardi, Ok. L'ho trovata. Ecco, magari se la mette dal dritto, forse si può capire meglio, assistente? Questa è una cellula di neurone. Questa parte centrale si chiama soma, e fin qui non c'è niente di particolare. Poi c'è l'assone, che è un filamento che può avere una lunghezza variabile da un millimetro a un metro. Incredibile. Allora che succede? Che pensiamo che questo sia il neurone numero uno. Parte un impulso cerebrale, attraversa il soma e l'assone del neurone numero uno. In prossimità del neurone numero due si ha una sinapsi che attraversa l'assone del neurone numero due. In prossimità del neurone numero tre si ha un'altra sinapsi che attraversa l'assone del neurone numero tre. In prossimità del neurone numero quattro si ha un'altra sinapsi che attraversa l'assone del neurone numero cinque. Insomma, è un continuo neurone, assoni, sinapsi. Neurone, assone, sinapsi. Neurone, assone, sinapsi. Non far finita di mandare costantemente tutto in vacca. Stavo spiegando i neuroni, le sinapsi, ma venga qua. Ma lo sa che in questo momento, in questo momento, venga qua, nella sua testa, nella mia testa, nella testa delle persone che sono in questo bellissimo teatro di Camaiore, sono in atto centinaia, migliaia, miliardi di sinapsi. E dalla qualità di queste sinapsi dipende il mio modo di parlare, di esprimere il suo modo, di fare le cose, ma anche la loro capacità di comprendere le cose, di elaborarle, collegandole con la memoria, con cose già viste, eccetera, eccetera.
capisce praticamente è in atto una vera e propria rete di collegamenti tra la testa e il corpo, costantemente. Alcuni di questi collegamenti sono ormai facili, perché li facciamo senza nemmeno accorgercene, come camminare, guidare la macchina, eccetera. Altre volte invece il cervello, in base agli imprevisti, elabora dei collegamenti lì per lì, ha capito? Quindi in questo momento è la situazione per cui, quando parlo di neuroni a sono sinapsi, non si fa la tarantella, si ascolta, ha capito? Oh. E adesso, dopo aver chiarito questa cosa, vorrei parlare di un parente stretto del cervello, il cervelletto. Guardi, ne avevamo uno bellissimo, ci siamo svenati, siamo andati a Pisa, se ricordi quello in formalina, non vi dovete scandalizzare, è roba di scienza, insomma, è un cervelletto vero, però è scientifico. Prego. Quello nel barattolo? Sì. Mi sa che me lo sono scordato al bar. Ma come si scordava un cervelletto al bar? Quello sì. Ma no, aspetti, forse c'è una... guardo se trovo una... Ma scherza! Ma scusa, è rimasto là. Ora qui... davanti c'è uno che prende il caffè con cervelletto a casa. Sì, c'è cervelletto. Vabbè, insomma. Vabbè. Allora guardo se... ecco, guardi, in sostituzione ho trovato questa tavola qui. Guardi un po' se va bene. Eccola qua. Questa è dritta, no? Sì, può andare bene. Allora, guardi. Oh. Vedete, anche il cervelletto è messo bene, perché è situato nella fossa cranica, poggia sul tronco cerebrale ed è collegato col midollo spinale. Il cervelletto ha la caratteristica di coordinare i movimenti, di regolare i movimenti. Dovete sapere che i grandi ballerini, i grandi calciatori, hanno un cervelletto molto sviluppato, spesso a discapito del cervello, però insomma ce l'hanno sviluppato il cervelletto queste persone. E quindi, ma le dico una cosa curiosa, assistente, quando noi beviamo, che ci ubriachiamo un po', alziamo un po' il gomito, la prima cosa che va via è proprio il cervelletto, per cui ci si impasta la lingua, si incomincia a deamburare, ora però mi dà sui nervi, lei. Sui nervi sono preparatissimo, sono nervoso addosso, guardi. No, aspetti, io, se permette, Dio ci liberi, io... Non mi chiamo Dio ci liberi, Non lo ricordo. Mi sono preso un appunto. Lo leggo? Si è preso un appunto, lei? Sì, perché me lo sono studiato. Vabbè, sentiamo i nervi. Allora, in questo sistema nervoso centrale ognuno ha il suo ruolo. Sì. Ed i nervi sono i collegamenti tra il sistema nervoso centrale e il resto dell'organismo e l'ambiente esterno. I nervi dobbiamo immaginarceli come dei fili sottili della luce che portano gli ordini che ci permettono di muoverci. Bravo, sembra Wikipedia, bravo, veramente bravo. Fategli un applauso, perché sui nervi proprio si è preparato alla grande. Bene, adesso che venga qua, assistente, venga qua. Adesso che sappiamo un po' come funziona il cervello, possiamo fare dei piccoli esperimenti. Dei piccoli esperimenti. Lei stia qui fermo. Naturalmente lei farà il corpo e io faccio il cervello, no? Ecco, stia qua tranquillo che adesso facciamo un primo esperimento. Allora, una cosa semplice. No, stia buono. Guarda, ci ho messo anche e l'ho coperto tutto così perché non vorrei sciupare. Ecco, allora, prego. Oh. Che esempio possiamo fare? Una cosa semplice. Correre, no? Io, che sono il cervello, fornisco l'impulso elettrico iniziale, il cervelletto coordina il movimento, partono tutta una serie di sinapsi che attraversano il midollo spinale, arrivano giù al bacino e poi ancora più giù, poi c'è una spruzzatina di acetilcolina e si corre. Corra, corra corpo, corra, corra, ma che corpo mi è toccato, guarda che stato è questo corpo, corra, salti un'altra volta, fumi meno corpo, venga qua, stop. Meno male. Ora lei, e voi direte, che esperimento è questo? Che esperimento è? No, ora glielo spiego, assistente, lei deve avere sempre fiducia nella scienza. Allora, abbiamo fatto questo esperimento per dimostrarle che noi esseri umani, che ci sentiamo tanto così, nasciamo come prole di niente, non sappiamo fare niente, proprio niente. Sono più intelligenti di noi le pecore. Gli asini, appena nati camminano, noi per camminare ci mettiamo un anno, per parlare un anno e mezzo, per correre lo stesso tanto tempo. E quindi questo è importante, perché gli deve stare nella testa quanto sia importante questi collegamenti tra il cervello e il corpo.
ha capito? Adesso noi ci facciamo un secondo esperimento, semplicissimo, banale. Questo era un ordine impartito dall'alto, adesso invece facciamo un ordine impartito dal basso, che è il classico esempio di quando si tocca con le mani la pentola che brucia, le abbiamo subito, no? Ecco, avevamo una bellissima pentola di rame. Ah, già, la pentola. È la pentola. No, no, ma quella c'è. Ah, meno male, vorrei vedere. Dovrebbe essere, perché l'ho messa, aspetta. Ma bella, l'avevo comprata per esigenze, no, ma... 380 euro di pentola, assistente. 380 euro. Sì, dov'è la pentola? Dov'è la pentola? E dov'è la pentola? Ma io la vedo, nemmeno io. A me mi sa che l'ha presa la Clotilde per farci gli spaghetti. E lei, venga qua, venga qua, venga qua, assistente. Sì. Venga qua. Sì. Lei adesso sa cosa fa, visto che ha perso la pentola? Lei mi fa una pentola. La pentola? Sì, lei mi fa la pentola e si fa l'esperimento. Ah, aspetta un attimo. Sì. Questa cosa qui, che questa. Allora, facciamo la pentola. Faccio. Là. Mi scusi assistente, ma questi cosa sono? Sono manici, no? Ah, geniale, eh? Grazie. Allora, la pentola bolle. Bro, no, questa è una sbrodolata alla Via Regina, mi faccia una ebollizione un po' evoluta. No, mi faccia blop, una cosina carina. Blop. Ora non esageri. Blop. Allora, inavvertitamente io tocco la pentola che bolle, quindi c'è un calore incredibile, e tolgo le dita. Il cervello non ha scelta, ti fa fare questo. Ma state a vedere che cosa avviene in questo poco lasso di tempo. Lo stimolo doloroso, rilevato da sensori cutanei dei polpastrella delle dita delle mani, attraversa i nervi di tutto il braccio, poi sale su al midollo spinale, arriva al cervello nella zona deputata a ricevere il dolore, vale a dire il talamo e la corteccia sensoriale. A questo punto il cervello ha ricevuto l'ordine, ha capito che c'è un dolore e manda l'ordine di togliere le dita. Il cervelletto coordina l'ordine, ripartono tutta una serie di sinapsi che attraversano tutto il braccio, arrivano fino alle polpastrelle delle dita e pa! Si tolgono le dita. Basta di bollire, basta. Ma sapete tutto questo in quanto avviene? Avviene in 2 decimi di secondo, a una velocità pari a 50 metri al secondo. Cioè noi qui dentro abbiamo una Ferrari e non ce ne rendiamo conto, non ce ne rendiamo conto. Ora volevo dire, assistente, una cosa importante, sì. Che in questo caso il cervello ha deciso in pochi secondi perché non aveva scelta. Ma anche quando il cervello deve compiere una scelta, valuta tutto e ci fa reagire direttamente, ma è lui che ci comanda, noi pensiamo di essere noi, ma è il cervello che ci... Abbiamo un bellissimo fascicolo medico tratto dal libro, Le scelte del cervello, per favore, sì. Ora non mi dica che qui non ha trovato, perché sennò poi dopo mi arrabbio. Questo non è. Ma dov'è? Aspetti, ma guardi che io mi arrabbio davvero, questo non è. Ma dov'è? Ma dove l'ha messo? Questo è il manifesto dello spettacolo di Vara, non c'entra nulla. Allora, ma dov'è? Questo c'è. Scommette l'ha lasciato nel camerino, ora dopo mi arrabbio io. Questa, ah, oh, dov'è? L'ho trovato, Allora, fascicolo. Un uomo con la pistola. No. Dunque, mettiamo che qui sulla mia sinistra ci sia una porta. Io la apro. Mi trovo un uomo che mi pompa una pistola contro. Mamma mia. Ragiono io, che sono il cervello, dipende la nostra vita. Vedo il tipo con la pistola perché gli occhi, attraverso il nervo ottico, mi mandano questa immagine. So che una pistola puntata in faccia è un pericolo per la nostra vita, me lo dice la mia memoria. A questo punto ordino immediatamente al cuore di battere più forte. L'aumento della frequenza del battito cardiaco determina un aumento della pressione sanguigna e quindi un maggior afflusso di sangue a tutti gli organi, dai muscoli al sistema nervoso centrale. Allo stesso tempo ordino l'arresto delle attività intestinali e dell'assorbimento dei succhi gastrici e dei vari alimenti presenti nell'apparato digestivo. Il corpo, da un punto di vista percettivo e motorio, viene orientato e preparato ad affrontare questa situazione di impegno massimale.
Corpo, pronto! Esatto. In pratica, accendo e attivo un programma che ho dentro di me, come del resto hanno tutti i mammiferi, per prepararti al pericolo e predisporti ad una reazione. Una volta create le condizioni per agire, decido il da farsi, valutando le vie di fuga in maniera attenta e precisa, valutando la corporatura dell'individuo e il pericolo reale. Il signore con la pistola potrebbe essere presente una persona intenzionata a suicidarsi e l'apertura improvvisa della porta l'avrebbe spinto a puntare inavvertitamente la pistola verso di noi. Oppure la pistola potrebbe essere finta. In pochi secondi, io che sono il tuo cervello devo realizzare cosa sta succedendo e decidere cosa farti fare. In gioco c'è la nostra vita. Le reazioni generalmente sono tre. Ti ordino di restare immobile, di lottare o di fuggire. Immobile! Rimaniamo fermi in attesa degli eventi. Lotta. Devo ordinare ai muscoli un attacco nei confronti del tipo con la pistola. Identificare cosa colpire, volto, addome, pistola e con cosa colpirlo, calci, pugni, testata e quindi farti agire. Fuga! Devo ordinare ai muscoli delle gambe di correre e scappare il più lontano possibile. In realtà ci sarebbe anche una quarta soluzione. Svenire. È una soluzione molto raffinata, una bella carta da giocare. Ma farti svenire non è una cosa semplice. Richiede uno sforzo davvero ingente. Perché avvenga lo svenimento, devo diminuire i battiti cardiaci fino a indurre una tale riduzione della pressione arteriosa da permettere di cadere a terra e perdere coscienza. Come ben saprai, lo svenimento è una reazione molto rara, è una capacità che ho ereditato da alcuni mammiferi come le antilopi, che in presenza di un animale aggressivo come il leone hanno solo due scelte, la fuga o lo svenimento. Svenendo l'antilope va in uno stato di morte apparente e il leone non attacca né divora un animale che crede già morto e magari per questo pericoloso. L'uomo con la pistola potrebbe comportarsi in questo modo. Vedendoti cadere, potrebbe pensare che sei morto, oppure che non sei più un ostacolo e quindi non spararti. Riepiloghiamo! Oddio! Lotta, fuga o svenimento? Io che sono il tuo cervello, decido per il pugno al volto. Boom! Ecco, adesso, com'è andata questa storia? Nei vostri cervelli avrete un finale quasi diverso l'uno dall'altro, sia per come è andata, sia per le sfumature. Perché? Perché dipende dal fatto che siete ottimisti o che siete pessimisti, dipende dal fatto che vi sia successa una circostanza analoga. Ma come è andata realmente? Abbiamo fatto prima noi a dare il pugno al tizio o ha fatto prima il tizio a spararci? Come è andata? Oh, un attimo, oddio, l'assistente fu ferito ad una gamba, è il cervello che comanda, e ora mi faccio picare. Ecco com'è andata. Andata così. In questo caso dipendeva la nostra vita e il cervello in pochi secondi ha scelto per noi. Pensate alle centinaia, alle migliaia di scelte che fa il nostro cervello per noi ogni giorno. Basta un piccolo sbaglio
per creare un danno grande a noi e agli altri. È quello che in Toscana chiamiamo il momento del bischero. Una distrazione mentre si guida e abbassiamo la testa, oppure ci sporgiamo un po' troppo da un balcone, oppure ci asciughiamo i capelli con il phon e i piedi nell'acqua e buonanotte. La nostra vita è costantemente in gioco e speriamo che lui la amministri al meglio, perché tutto dipende dalle scelte del nostro cervello, perché noi siamo il nostro cervello. E allora però è chiaro che se una persona è intelligente, se una persona è fresco di mente, ha le sinapsi belle vive, è più difficile che si sbagli, capisci, no? Certo. Senta, Dio beato. Ma io non mi chiamo Dio beato. Sempre Rione. Dicevo, ecco, lei ha tirato in ballo un bel argomento, no? Ma che cos'è l'intelligenza? Intelligenza, sono stati scritti centinaia, migliaia di volumi, di libri. Sì, se sì, vuole la posso sintetizzare, no? Intanto partiamo da un proverbio. Un proverbio contadino, bello, saggio. Intelligenza, no? Contadino, scarpe grosse, cervello fino. Che vuol dire? Vuol dire che una persona può avere una cultura enorme, ma non essere intelligente. Viceversa, ci può essere una persona che è molto intelligente, ma ha poca cultura. Non confondiamo la cultura con l'intelligenza, sono due cose distinte. Però è chiaro che l'intelligenza chi si può definire? Come si può definire? Si può definire la capacità che ha una persona di risolvere i problemi e di prevedere pur in maniera parziale il futuro, perché è chiaro che se una persona sa risolvere problemi matematici, aerospaziali, fisici, chimici, e poi sa risolvere anche problemi pratici, sa riparare la lavatrice, la lavastoviglie, e poi sa aggiustare un computer, e poi sa parlare l'inglese e il francese, e poi sa recitare, sa cantare, siamo di fronte a una persona estremamente intelligente. Ma anche la capacità di prevedere il futuro è sinonimo di intelligenza. Telma, Paolo Fox, pure lo picchio io. Prima di stasera lo picchio io, eh. Ma no. Prevedere il futuro in questo senso. Cioè, se io sono un ingegnere, una persona, e so che togliendo da un motore un ingranaggio, quel motore si comporterà in un certo modo. Se io so che dicendo quella frase al mio capo ufficio o al popolo ottengo un certo effetto, è chiaro che potrò averne dei vantaggi. Prevedere il futuro in quel senso, capito? Guardi, che siccome abbiamo definito l'intelligenza, per contrapposizione possiamo anche definire la stupidità, l'imbecillaggine. Chi è il cretino, per esempio? Ma lei me lo saprebbe dire, forse è preparato sull'armonia, chi è un cretino? Ecco, me lo sa dire. Lei. Devo dire, lo dica, se lo sa. Senta, il discorso, guardi, se l'intelligenza è tutta quella roba lì, la capacità di risolvere i problemi, di prevedere anche le conseguenze nel futuro, eccetera, la cretinità, l'imbecillità invece sarà quella di creare dei problemi quando non ce n'è bisogno e non saper calcolare, valutare quali possono essere le conseguenze delle proprie azioni, no? Questa è un'altra definizione che merita un applauso, perché bravo. No, il problema è che siamo circondati spesso da cretini che non si riposano mai, almeno i ladri si riposano, capisci? Questo è il problema grosso. Ora però è chiaro, no? Abbiamo visto questo discorso legato all'intelligenza, però ci sono dei tipi anche particolarissimi di intelligenza. In America ci hanno fatto un sacco di libri. L'intelligenza dell'uomo politico. In America hanno appurato, dopo tanti saggi, che l'uomo politico agisce sulla base di due fattori fondamentali, che sono l'emozionabilità e il consenso. Agisce sempre in base all'emozione e in base al consenso. Che vuol dire? Vuol dire che le decisioni degli uomini politici, siano esse prese dal presidente degli Stati Uniti o dall'ultimo presidente di uno Stato africano, non sono mai scelte logiche, razionali,
sono scelte dettate dall'emozione del momento per ottenere dei consensi. Quindi il mondo è governato a cazzo. Quindi il mondo non ha una scelta logica, chiara, sennò non si spiegherebbero le certe guerre assurde, quello che succede con, quando ci sono scelte ambientali contro l'inquinamento, eccetera. Perché il politico vuole l'emozione e poi vuole il consenso. Guai a dire di no a un politico di professione. Si circonda solo di yes men. Quelli che noi in Toscana chiamiamo leccaculo. Vanno a giro con uno stuolo di leccaculi, tutti dicono che sono belli, che sono bravi, guai a contraddirli. Insomma, l'intelligenza del politico è un'intelligenza davvero particolare. Fare politico lo sai cosa buona, ho quattro stipendi, una bella macchinona, sistemo la famiglia, parenti e l'amiganza. E ce n'avanza. Terre di nebbia mi dà l'adrenalina, è come far l'amore dalla sera alla mattina, è questo un teatro che dura in eterno, è il malgoverno. Malgoverno è una forma di potere che protegge soltanto i prepotenti e santifica i peggio delinquenti. Il malgoverno. Fare politico è veramente buono, le tasse non le pago, da me me le condono, se poi ho bisogno di avere più palanche, prego le banche. Viaggio in prima classe, sul treno e l'aeroplano, gestisco le risorse per spendere sempre meno, a ristorante un pago, l'estate e l'inverno, ho il malgoverno. Ma che bella che questa professione, non lavoro e prendo anche la pensione. Da galera ci mando il più coglione e io governo. Pare politico, non essere preparato, non è più di moda, non tira il mercato. Per fare carriera devi essere bello senza cervello. Però chi l'ha detto che sono tutti uguali? C'è sempre qualcuno che vive di ideali. Sono un'eccezione, ma sono un punto fermo, è il buon governo. Buon governo vuol dire solamente lavorare per il bene della gente, sostenere chi è debole e perdente. Il buon governo vuol dire solamente lavorare per il bene della gente, sostenere chi è debole e perdente. Il buon governo vuol dire solamente lavorare per il bene della gente, sostenere chi è debole e perdente. Il buon governo. Sarebbe interessante capire che rapporto c'è fra cibo e cervello. Che rapporto c'è tra cibo? Le sembra una cosa così, una domandina da dormire, scienziato. E che rapporto c'è? La prima domanda che uno si deve porre è questa. Se lei fosse un koala australiano, si ciberebbe solo di foglie di eucalipto e quindi avrebbe anche un bell'alito profumato. Purtroppo non si ciba. Allora, mangiato l'aglio. Buono. Allora, che succede? Succede che noi mangiamo di tutto, e già questo è un problema, perché si mangia di tutto nel mondo. Si mangiano gli insetti, si mangiano le buche, si mangiano le vacche, si mangiano i cani, si mangiano i gatti, e questo già è una scelta difficile. Ma accantonando questo problema che qualcosa bisogna mangiare, il problema fondamentale è chi comanda. Chi comanda, la testa o la pancia? Quando si parla di mangiare, io vorrei fare un sondaggio, l'abbiamo fatto dove siamo andati da tutte le parti, vorrei vedere il pubblico di Camaiore come risponde. Chi dice che comanda la testa, alzi la mano. Chi dice che comanda la pancia, alzi la mano. Quasi un pareggetto. Comanda la testa. Però la testa è influenzata da un sacco di fattori. Allora, perché comanda la testa? Perché nel talamo ci sono due lancette, due sensori. Quando viene a mancare...
vengono a mancare gli zuccheri nel sangue, no? Che insomma c'è il reale bisogno di mangiare, che faccio? Ragazzi, è meraviglioso. Comincia a far controllare la pancia, incomincia a farti sentire la gola secca, e quindi te mangi, reintegri i tuoi zuccheri e sei a posto. Se fosse così sarebbe semplice, ma il cervello è influenzato da una miriade di fattori esterni. Supponiamo che dopo aver questi bastardi del marketing e della pubblicità lo sanno, poi vi spiego meglio, lo sanno, fanno delle cose da schifo. Allora, chiusa questa parentesi, noi abbiamo questi sensori e abbiamo mangiato, stop, tutto a posto. Oh, ma il condizionamento esterno. Supponiamo che lei, dopo aver mangiato, vada a fare una bella passeggiata nel bosco. Una bella passeggiata. Si imbatte in una di quelle truppe di linea verde, ci ho lavorato anch'io, che apparecchiano da tutte le parti, eh? Apparecchiano in cima alle montagne, in mezzo ai prati, nei boschi. A tutto. Quindi lei fa questa passeggiata, lei ha mangiato, non ha bisogno di... E trova una tavola imbandita, dove all'inizio ci sono dei profiteroli. Poi c'è un omino che fa il croccante, con quel profumino di noccioline tostate, di zucchero caramellato, che è difficilissimo dire di no, poi avanti, trova altre persone che gli offrono dei biscottini di prato con il vinsanto, e poi ancora profiterole, e poi ancora frutta. È impossibile che lei venga via senza aver mangiato qualcosa, sì, perché il condizionamento è forte. Ma che il condizionamento è forte, io voglio farvi anche... Voglio fare con lei anche una scommessa, e anche con voi. Cioè, io voglio scommettere che lui, digiuno dal mattino, alle 5 del pomeriggio, passa davanti a questo tavolo, ci metto anche una porchetta, ci metto anche delle paste asciutte, ci metto di tutto, e lei, biroldo, quello che vuole, e lei non mangia niente. Secondo voi è possibile? Ma secondo voi è possibile che uno digiuno dalle 6 del mattino passa davanti tutto questo ben di Dio e non mangia niente? No, e ora ve lo dimostro che è possibile. Lei quante figlie ha? Due. Oh, piccoline anche. Supponiamo che la Ginevra si sia persa nel bosco. No, sì. Lei dalla mattina alle 10 che la sta cercando, sta per calare il sole. Lei digiuno passa davanti a tutta questa roba e non prende niente. Pensate quanto è forte il condizionamento. Allora, quello che dicevo prima, questi mascalzoni del marketing che mettono le pubblicità delle merendine, delle schifezze sui caroselli dei bambini, eccetera, è micidiale, ma non ce ne rendiamo conto. Voglio farvi un altro esempio banale, però per farvi capire quanto ci condizionano sul cibo. Siamo all'autogrill, tutti voi siete andati all'autogrill, avete preso un caffè, no? Mi prenda un caffè all'autogrill. La sua macchina dov'è? È lì. La vede, no? Sì. Lei può uscire di lì. Ma neanche per idea. No, lei deve incominciare a fare una processione. Dove trova alla destra biscotti, biscottini, super biscotti. Quando gira, di tutto, caciotte, prosciutti, prodotti tipici locali, no? Poi gira e trova, li fanno solo all'autogrill, dei pacchi di pasta che, guarda, teste di bimbetto sono, i tortiglioni. Poi degli spaghetti alti di 1,90 m. E poi gira ancora e trova chewing gum contro chewing gum. Loro lo sanno che se si è fermato non è vicino a casa, almeno un'altra oretta, oretta e mezzo, la macchina ci sta. E quindi sfido chiunque a non prendere perlomeno una confezione di baci perugina. Capisce come è micidiale questa cosa, e quindi va e esce e ha preso qualcosa. Il condizionamento è terribile. Senta, ma io Dio sia sempre lodato. Ma non mi chiamo Dio sia sempre lodato. No, le volevo chiedere questo, ma come mai un organo intelligente come il cervello, no? Sbaglia? Perché per esempio ci ordina alle volte di mangiare quando invece siamo già belli pieni, e quindi in questo caso continuando abbiamo l'obesità. Invece al contrario ci ordina di non mangiare quando invece ne abbiamo bisogno, e alla lunga abbiamo l'anoressia. Ecco, come mai c'è questa cosa qui? Questa è una domanda intelligente. So dove l'ha presa. Vediamo. Bravo.
Allora, nell'ipotalamo qui abbiamo quelle lancette che le ho detto. Supponiamo che siano come le lancette di un'automobile, no? La lancetta della benzina dell'automobile. Ecco, se supponiamo che questa lancetta della benzina sia sballata, starata, impazzita, per cui mi indica serbatoio pieno quando il serbatoio è vuoto. La lancetta della benzina dice pieno, ma non c'è nulla. Io non mangio perché mi dice che è pieno. In questo caso abbiamo l'anoressia. Invece mi indica serbatoio vuoto, ma in realtà la pancia è piena. E allora che faccio? Io mangio, metto benzina in un serbatoio già pieno, ma perché la lancetta mi indica che è vuoto, in realtà invece la pancia è piena. In questo caso abbiamo l'obesità. L'obesità. Allora che succede? In questi casi bisogna risalire all'origine, capire questa staratura e rimetterla a posto. Sono tante le cose che possono aver portato a sballare questo indicatore. Ci possono essere dei gravi traumi, dei lutti, questioni ereditarie, problemi della tiroide, cioè un'infinità di problemi. Allora si va alla causa, si ripristina tutto e dopo piano piano si rimette tutto a posto. Ha capito meglio? Sì, 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 sì. Senta, oh Dio sale osse. Ma la fa finita, Ma ecco, e con il grasso come la mettiamo con il grasso? Male, molto male, perché il grasso vuole l'eternità. Venga che glielo spiego io, venga con me, glielo spiego io. No, lei qui, ora me lo dice cosa mangia. Allora lei la mattina, lui lo so che fa, lo conosco bene io, lui la mattina si alza e mi mangia il cappuccino con la pasta, con la briochina. Poi alle 10 che fa lui? Invece di mangiare un po' di frutta, mi va al bar e mi riprende un piccolo bignè con un altro caffè, poi a mezzogiorno mangia dove gli cazzo, prosciutti cotti, sughi precotti, uno schifo, e lui li mangia. Alle 5, prima di rincasare, prende l'aperitivino, perché rincasare con l'aperitivino è più carino, e allora lì gli dà di nocciolina, di crodino, eccetera. Poi la sera finalmente arriva a casa e mette le gambe sotto il tavolino. E lì stappa anche la bottiglietta, è vero che stappa anche la bottiglietta. Oh. E la bottiglietta e si rifà la cena. Poi dopo ci sono cosa? Le feste, arriva Natale, le cose, gli onomastici, tutte le scuse sono buone. Nel giro di 4-5 anni lui mi diventa non c'è. Eccolo, il grasso. Lei si è fatto accumulare questo grasso, ma il grasso, come ho detto, vuole l'eternità. Sapete cosa fa il grasso, che è un parassita, una volta che si è insediato nel corpo? Manda degli impulsi a questo cervello, gli manda degli impulsi, e gli dice di mangiare quando non ce n'è bisogno. Non gli fa sentire mai la sazietà, perché il grasso vuole rigenerare se stesso. Il grasso aumenta il grasso, l'obeso aumenta di peso. Vabbè, è sempre così. Senta, oh Dio lo illumini. Non io, mi chiamo no, Dio lo io gli volevo dire, ma insomma, guardi che il grasso ha una funzione estremamente importante, sa? Per il mantenimento della specie, cioè? Perché la natura ha selezionato degli individui particolari che, diventando grassi, in caso di epidemia, di carestia, eccetera, loro sopravvivono perché consumano il grasso. Quindi il grasso ha un ruolo fondamentale nella sopravvivenza dell'umanità. Ma lei si è fatta tornare alla grande questa cosa. Mi scusi, ma chi gliel'ha detta? Il grasso. Ma sì. Sì, però guardi, santità, io... Ma che santità? Ma la fa finita? No, io sono più forte del grasso, sì. Da non mangiare, stressissimo. Dicevo sì, perché io ho cominciato a praticare dei cibi intelligenti e mi sono liberato del grasso. Oh, anzi, bravo. Le dirò che, a proposito di cibi intelligenti, io mi sono permesso di fare una cosina. Cioè, io ho tirato giù una hit parade dei cibi intelligenti. Cosa ha fatto lei? Una hit parade dei cibi intelligenti. Sa che sono curioso di vedere questa hit parade. Questo mi fa piacere. E le dirò che io avrei bisogno anche della sua collaborazione. Sì?
perché ho preparato anche delle tavole dove ci sono appunto questi cibi intelligenti che lei dovrebbe gentilmente mostrare al pubblico. Allora io so che lei, questa cosa io la faccio ovviamente per la scienza, so che lei è un uomo di scienza, eccetera, però è anche un uomo di spettacolo, perché come vede qui piano. Allora, insomma, che stringiamo, cosa dovrei fare? Allora, mentre io faccio questa il parade dei cibi più intelligenti, lei dovrebbe mostrare al pubblico le tavole. Dove sono queste? Ah, queste qui. Pronto? Per amore della scienza, eh? Allora, guardi, comincio, eh? Aspetti che bevo un attimo. Sì. Volevo dire una cosa importante, ormai me la sono dimenticata. Spero che Abramo, che sta registrando lo spettacolo, sia riuscito a cambiare l'hard disk. Lo devo dire dopo il mi fa un cenno di sì, va bene, perfetto. Allora facciamo questa cosa? Allora senta, cominciamo? Dunque iniziamo questa hit parade dei cibi intelligenti. Bene. Al quinto posto. Che ci sarà? I legumi. Eccoli qua. Fave, piselli, ceci, fagioli. Sono ricchi di proteine e carboidrati con basso indice glicemico, vitamine e minerali, sempre belen e fibre, devono essere presenti una o due volte al giorno nella dieta. Ed ora saliamo alla posizione numero 4. Le verdure, anzi cereali integrali, scusate, ho sbagliato. Farro, riso integrale, orzo, sono ricchi di vitamine e sono una buona miscela di proteine e carboidrati a lento assorbimento, con buon apporto calorico e di fibre inerti. Bravo, uguale a Manuela Arcuri. Ed ora saliamo alla posizione numero 3. Che ci sarà la posizione numero 3? L'ha già detto, assistente. L'ho detto prima. Le verdure, ricche di antiossidanti, minerali e vitamine, costituite in gran parte di fibre indigeribili, povere di calorie. Bravissimo. Ed ora saliamo, filo becco nella testa, da fare. Ora saliamo alla posizione numero 2. Siamo sempre più in alto, eh? Ecco che il balletto cerca la tavola. Alla posizione numero 2 abbiamo la frutta in generale. Fibre, vitamine, antiossidanti in grandi quantità e limitate calorie ne fanno un alimento fondamentale. Ed ora, ma signori, numero uno, saliamo nell'Olimpo. Quale sarà il cibo più intelligente? Non ve la spiegherete. Questo lo so perché l'ha copiato dal libro, l'ha detto anche il professor Ubaldo Poncelli. Qual è il cibo più intelligente in assoluto? Pensateci un attimo, Siamo? Vai! Lo dico, I tamburi. Il cocomero. Il cocomero, ecco, è il cibo più intelligente del mondo. Il cocomero, di eccolo acqua, qua. Zuccherina e fruttosio favorisce un immediato lieve innalzamento di zuccheri e dà una sensazione di benessere e di freschezza, aumentando la serotonina cerebrale e stimolando il palato. Il cocomero è povero di oimena calorie. Allora, questa era la hit parade dei cibi più intelligenti, ma dobbiamo aggiungere due cose fondamentali. La prima è la stagionalità, perché se mi mangiate il cocomero a Natale proprio non ha senso, come le ciliegie, le fragole, eccetera. La seconda cosa che dobbiamo aggiungere è la provenienza. Quando si parla di cibo, lei doveva metterle queste due cose. È sempre importante capire la provenienza, perché un conto è il pollo allevato broiler in 30 giorni in batterie, e un contro è il pollo di babbo Aldo, che è anche presente in sala, che sta libero e felice a Frati di Camaiore. Insomma, non sono la stessa cosa, quindi bisogna sempre capire anche la provenienza, perché la provenienza, capisce lei, è fondamentale. Non possiamo prendere le cose, mi scusi, ma cosa fa lei? Ma cosa fa? Oddio,
Mi si sono attivati i neuroni a specchio. I neuroni a specchio, signori, i neuroni a specchio sono eccezionali, no, no, la no. Scoperta del secolo, portate no. Panini in sala, no. Che cali di nuovo no, no, no. Il oh. Sipario con le luci proiettate, andate a tre ore di discussione, i neuroni a specchio. No, 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 oddio, la sua immagine ma non va finita. Voglio dire, insomma, com'è? Lasci perdere quell'affare lì dei neuroni a specchio. Allora di che cosa vuoi parlare? Non ci più le gambe, Di che cosa vuoi parlare? Cosa voglio parlare? Guardi, voglio parlare di un argomento che secondo me interessa a tutti, Allora, forza, di che cosa vuoi parlare? L'argomento è questo. Sì. Che rapporto c'è fra sesso e cervello? Qui si va, Ecco, ma intanto lei, quando dice sesso, cosa intende? Intendo... No, no, buono, buono, no, 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 parte già male, perché... No, il sesso serve per differenziare le specie, dal maschile al femminile, va bene, sia per gli uomini, per gli animali, ma anche in campo vegetale c'è il sesso maschile e femminile. Lei vuol parlare dei rapporti sessuali? Sì. Sicuro? Sì, allora, guarda, c'è da fare una piccola premessa. Quando c'è stata l'evoluzione, milioni, milioni, milioni di anni fa dell'uomo, c'è stata una assunzione di ruoli. La donna ha assunto dentro di sé il ruolo di tenere il frutto del concepimento, il figlio, di allattarlo i primi mesi, e l'uomo invece ha assunto un altro ruolo. Cioè ha assunto il ruolo dell'inseminatore. Bello, no? Che... no, buono, buono, buono. Che succedeva nella preistoria? Cioè, l'uomo. No. Quanti figli può avere un uomo? Migliaia. Quanti figli può avere una donna? Non lo so, io penso al massimo 15, 20. Nell'antichità, quindi, la funzione dell'uomo per procreare e mandare avanti la specie, la razza umana, era quella... come vedeva una ragazza giovane, carina, in età fertile, di accoppiarci, ma lo faceva per mandare avanti la razza umana. La donna questa cosa, passati millenni, grazie a Dio, si è giustamente evoluta, cioè anche la donna ha assunto un altro ruolo nella società, eccetera, eccetera, però a ben vedere, proprio in fondo al nostro... viene al nostro cervello questa cosa dell'uomo un po' se la donna c'è, però questo è un dato di fatto, capito? Qualcos'altro le interessava, insomma, sempre qui a proposito di sesso. Aspetti, cosa... perché io me lo sono anche segnato, si segna tutto, si ricorda dicevo che questo, si è segnato, no? Sì. Dunque, oddio, ci liberi. Ma no, fa finire questa storia. Ecco, si sa, lo sapete voi scienziati che cosa succede nel cervello di un uomo e di una donna quando fanno l'amore? Si sa. È stato pubblicato su tutte le riviste scientifiche del mondo. Due scienziati, marito e moglie, svedesi, non poteva essere altrimenti. Non si sa come hanno fatto, ma si sono fatti una risonanza magnetica dal primo bacio, mentre facevano l'amore, all'orgasmo completo. E quindi c'è il tracciato di cosa avviene nel cervello della donna e di cosa avviene nel cervello del maschio dal bacio all'orgasmo completo. Lei pensi la scienza, ma quindi si capisce bene questa cosa. Non è che ora lei vuole che io... le legga questa cosa, no? Le interessa sapere l'orgasmo maschile, l'orgasmo femminile. Lei vorrebbe che si. Sì, io direi. Non, che, io credo che a loro non interessi per me. No, interessa questa cosa? Interessa? Sa di sì. Qualcuno ha detto sì. La cosa bellina che tanto lui non trova fascicolo, per cui vediamo se trova il fascicolo. Io le do anche una mano, se trova il fascicolo. Io allora vediamo io, un po'. Dove? Sesso e bunga bunga, no, questo no, questo è... eccolo qui, guardi, l'ho trovato, Che è? Risonanza magnetica. Così al primo colpo. Io buono. Va bene. C'era anche il fascicolo sul mistero del cervello di Renzi. Allora, no, quello non lo so, andiamo, eccolo qua. Ha ragione, guarda, eccolo. Allora guardi, le spiego, è semplice perché l'esempio è quello classico.
un maschio sta parlando con una bella donna. A un certo punto lo sguardo cade su un carattere sessuale secondario, generalmente le tette del sedere, ma l'amigdala fa tutto questo per cosa? In virtù di quella situazione primordiale, no? L'amigdala si attiva e risveglia nella memoria visiva del soggetto immagini passate delle proprie esperienze erotiche, attiva i circuiti ipotalamici che liberano ormoni maschili e adrenalina che stimolano i circuiti deputati all'erezione. La macchina del maschio si prepara a sferrare l'attacco. Dall'altra parte la donna, rendendosi conto che si trova di fronte ad un maschio molto interessato sessualmente a lei e valutando che questa persona è piacevole, attraente e in parte misterioso, rassicurato, l'eccitazione della donna è sempre molto contorta, non si capisce, però a un certo punto avviene. Nel cervello, dal punto di vista tecnico, succede quello che è accaduto nel maschio, con la differenza che a livello fisico nella donna c'è la lubrificazione della vagina e l'erezione del clitoride. Il cervello della donna e il cervello dell'uomo sanno che la bocca è una delle zone più ricche di recettori tattili del corpo e quindi proprio da lì arriverà un piacere capace di moltiplicare l'eccitazione. Cioè il cervello non ordina di strofinare gomito con gomito perché non è che è molto piacevole, ma sa che ci sono tutti i recettori e allora ordina il bacio. Nell'uomo si consolida l'erezione, nella donna aumenta la lubrificazione, i cervelli di entrambi bombardano di stimoli gli organi sessuali periferici che si preparano sempre di più all'accoppiamento. A questo punto i cervelli non si accontentano del bacio, vogliono ulteriori stimoli visivi, tattili e olfattivi e per ottenerli devono rimuovere un ostacolo. E allora via i vestiti! Ci si spoglia reciprocamente. Il maschio, vedendo la donna nuda nella corteccia visiva, un iperafflusso di stimolazioni erotiche aumentate dall'odore e dal contatto dei corpi. La stessa cosa avviene nella donna. Probabilmente, anche nella specie umana, come negli animali, esiste un nervo, detto nervo terminale, che stimolato da particolari molecole, prodotte dalle ghiandole sudoripare e dagli organi sessuali, stimola il sistema libico e aumenta l'eccitazione. Queste molecole sono i cosiddetti feromoni, importanti per incrementare l'eccitazione e favorire l'accoppiamento. I cervelli, ricevendo sempre maggiori dosi di stimoli visivi, olfattivi e tattili, sono sempre più eccitati. A questo punto i cervelli passano ad altre pratiche preliminari, ad altri tipi di baci, poi finalmente l'accoppiamento. Gli organi genitali sono forniti di milioni di recettori per la sensibilità e mandano al cervello una quantità enorme di stimoli che attivano il centro del piacere dell'ipotalamo e delle strutture limbiche. Il piacere aumenta sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. È l'orgasmo! Nel cervello dell'uomo e nel cervello della donna si verificano due situazioni diverse. Orgasmo femminile. Nella donna la corteccia frontale sinistra viene inibita e l'amigdala comincia a funzionare di meno e quasi si spenge. A questo si associa una liberazione massiccia di dopamina, neurotrasmettitore del piacere, nel nucleo accumbens, cui segue la liberazione di endorfine, cioè di oppiacei endogeni responsabili della sensazione dell'appagamento che segue l'orgasmo. La donna praticamente si annienta nell'orgasmo. C'è un abbandono totale che corrisponde ad uno stato di coscienza diverso. Orgasmo maschile. Il cervello dell'uomo, invece di spengersi, quando c'è l'orgasmo, si accende. In pratica c'è un'attivazione delle aree corrispondenti a quelle femminili che portano ad una fine alla liberazione di dopamina nel nucleo accumbens. Il risultato finale è lo stesso, sia per l'uomo che per la donna. Ma mentre la donna si annienta
per raggiungere l'orgasmo, l'uomo si attiva. Ecco, questo è il problema dei problemi. Come fa a combinare l'annientamento, il rilassamento totale della donna con l'eccitazione, con l'accensione dell'uomo? Se queste due cose riescono a coincidere, allora si ha una cosa stupenda, altrimenti ci sono dei problemi. Capito, maestro? Bravo, io vorrei un applauso. No, stia buono, stia buono. No. Senta, oddio illibato. Non mi chiamo Dio illibato. La faccia finita. Ecco, ma un'altra domanda mi è sorta, no? Va bene, sentiamo. E con l'amore come la mettiamo? L'amore? Con l'amore abbiamo il fascicolo. C'è il fascicolo sull'amore. C'è il fascicolo. Guardi bene. Guardi bene. Allora, che c'è? C'è il verbo e lotteria. No. C'è il verbo e rapina a mano armata. No. C'è il verbo e gratta e vinci. Non è che... No. C'è il verbo e bunga bunga. Non l'abbiamo già visto. No, non c'è, non c'è, guardi, ha ragione, una volta tanto ha ragione. Volevamo fare questa cosa, poi era troppo complicata perché meritava uno spettacolo a parte. Ha ragione lei, ha ragione. Io le posso dire una cosa però, in amore non ci sono certezze, però le posso dire che un punto fermo c'è. Quando le cose si fanno con amore, tutto va a posto da sé. Ma lo sapete per quale motivo la minestra della mamma è la più buona di tutte? Ma perché è fatta con amore. Ma... Sai che c'è, lascia un po' che la vita vada da sé. Il destino è una ruota che gira senza tanti perché. Non buttarti troppo giù quando ti va male. Non tirarti troppo su quando ti va bene. Segui la tua scia, scivola via, prendila con filosofia. Perché? Perché non c'è un perché. Quando c'è l'amore tutto va bene, tutto va bene. Va bene da sé, perché non c'è un perché, quando c'è l'amore tutto va bene, tutto va bene, tutto va bene da sé. Quando c'è l'amore tutto va bene, tutto va bene, tutto va bene da sé. Perché non c'è un perché, quando c'è l'amore tutto va bene, tutto va bene, tutto va bene da sé. Senta, dunque io dicevo, senta, Sanremo. Ma va finita col mio nome, vada avanti. No, dunque io... Ma che mi vuol chiedere? C'ha qualcosa da chiedermi di particolare? Ho capito! I neuroni a specchio, no, quelli! Dio, i neuroni a specchio, no. Allora di che cosa vuoi parlare? No, lasci perdere. Di che cosa vuoi parlare? Niente, un'altra cosa, però. Diciamo che... Imbarazza un po'. Guardi, qui parliamo, ha visto anche prima, in maniera scientifica. Lei vuol parlare del rapporto cervello-intestino? No, problemi? No, ma di parlo con l'orologio, io no. Di che cosa vuol parlare? Cioè, qui parliamo di scienza, hai capito? No?
Lei dica, non si deve, non deve avere remore, no. Che sarà mai, insomma, no? No, io ce ne scappi di brio. Ma non me la fa finita con questo, Voglio dire che ho un po' di remore, ecco. Ma lo dica, via, ora, se no, veramente, lo dica, su, su. Lo dico. Lo dica. Vabbè, lo dico. Oh, a proposito di cosa, l'argomento qual è? Sempre a proposito di sesso. Dai. Come la mettiamo con il fai da te? Vuoi sapere fai da te. Fai da te. Perché, scusi? No, la domanda credo che interessa a tutti. No? Perché mi fa questa domanda? Voglio dire, per sapere, ecco, perché siccome io mi spiego, la mia mamma diceva che a fare quelle cose lì si diventava scemi oppure non si perdeva la vista. Allora io ho paura, nel senso, ho capito. Senso, è vera quella cosa. Cioè, lei vuol parlare di autoerotismo? È una pratica che viene usata sia nell'uomo che nella donna quando ci sono delle lunghe fasi o delle brevi fasi di astinenza sessuale, oppure anche per motivi consolatori, non c'è mica niente di male, no? Chi meglio del cervello sa dove vuole arrivare? Chi meglio del cervello conosce le proprie zone erogene? Chi meglio del cervello può pescare con i ricordi in passate esperienze erotico-sessuali? Chi meglio del cervello può attivare la fantasia? E allora si innesca un meccanismo. Parte una stimolazione tattile delle zone erogene accompagnata da un'intensa attività erotica cerebrale. Stimolazione tattile delle zone erogene accompagnata da una crescente attività erotica cerebrale fino ad arrivare all'orgasmo. Però deve capire che questo non è un male, perché riequilibra i circuiti energetici del piacere. Ma le dirò di più. È scientificamente provato che per i maschi può anche far bene, perché è scientificamente provato che si ha una minore frequenza di tumori alla prostata nei maschi che hanno una maggiore frequenza di eiaculazioni settimanali. E allora, donne, se non volete far prendere il cancro alla prostata ai vostri mariti, sapete cosa dovete fare. Ha capito? Quindi questa è la storia. Senta, Eminenza, io... Ma non sono un'Eminenza, la fa finita, No, mi è venuta un'altra perplessità. Cioè? Sempre a proposito di sesso. Sì, ho capito, vado via, perché se no... Ma veramente, ma cosa sempre a proposito? Ma che vuol sapere ora di sesso? No, non mi scandalizzo, perché mi sembra banale, anche se mi dica, ora che c'è? No, le volevo chiedere questo, ma guarda che è una cosa che interessa a tutti. E allora vai, andiamo, ora. Ma dicevo questo, no? Sì. Ma omosessuali, si nasce o si diventa? Bravo. Voglio fare un sondaggio. Allora, chi dice che chi pensa, insomma, che omosessuali si nasce, alzi la mano. Chi pensa che omosessuali si diventa, alzi la mano. Ecco, tutti quelli che non hanno assato la mano sono omosessuali. No, volevo dire, omosessuali si nasce. È stato provato scientificamente, anzi vorrei proprio leggere c'è un fascicolo di allora se non lo trovo forse è questo, non lo so, guarda un po', eccolo qui. Fascicolo Dolce e Gabbana. Manda sempre tutto un banco. D'altronde. Guardi, è semplice proprio, sono poche righe che però voglio leggerle perché per dimostrare questa cosa dal punto di vista scientifico. Pensate che nel 1991 fu pubblicata una ricerca da un neuroscienziato americano, un certo Simon Levary, che ha dimostrato come nelle donne e nei gay
Il nucleo interstiziale dell'ipotalamo era molto più piccolo rispetto ai maschi eterosessuali. Anche il nucleo soprachiasmatico dell'ipotalamo e il nucleo della commissura anteriore sono diversi e sono aumentati di volume nei gay e nelle donne. Quindi omosessuali si nasce. Allora io dico, se omosessuali si nasce, come si può nascere alti, bassi, biondi, morti? Perché sta a fare tanto lunga? Cioè, perché sta a fare tutte queste cose? Basta, è una condizione come tante altre, e quindi il problema dovrebbe proprio nemmeno porsi. Ha capito? Sì, sì, sì. Allora. Sì, ha ragione, in effetti. No, ma scusi, ma è impazzito, assistente? No, non sei impazzito, accende una sigaretta qui in teatro, non si può. La faccia finita, la tolga subito. Guarda, fumo, posso. Ma che me ne frega a me? Aspetti assistente, che sia finito lo spettacolo. Ma mi dia questa porcheria. Ma c'è una crisi d'astinenza, io mi anche una sigarettina. No, dopo. Ma che è proibito? Non si può, ma per amor di Dio, ma scherza. Oh. Senta, oddio il paradiso. Ma io no! No, le volevo dire. Ecco, come si spiega questa mia dipendenza dalla nicotina? Come si spiega questo rapporto tra il cervello e la nicotina? Come si spiega? Fumare fa bene al cervello. Buono, no, mi faccia finire. Fumare fa bene al cervello, perché? Lo sa, tutti quelli che fumano lo sanno, perché facilita la concentrazione. Appena uno comincia a studiare, eccetera, che fuma, accende la sigaretta. Perché facilita l'apprendimento e perché, udite, previene malattie come il Parkinson e l'Alzheimer. Il problema è che sono maggiori di gran lunga i costi ai benefici, per cui se fa bene al cervello, perché il cervello vuole fumare e chi vuole smettere lo sa che è difficile, fa male a tutti gli altri organi. Ti spacca le arterie, tutto il catrame nei polmoni, il cuore, insomma, non si deve fumare, ha capito? Poi c'è un'altra piaga incredibile a proposito delle dipendenze, che è quella della cocaina. Noi nel libro abbiamo fatto un approfondimento col professor Gianluigi Gessa dell'Università di Cagliari, che ha studiato in maniera approfondita il fenomeno della cocaina, che è un fenomeno dilagante. Che pensate, in Europa 10 milioni di persone ne fanno uso. Dovete sapere che la cocaina all'inizio, dice il professor Gessa, dà una sensazione bellissima di innamoramento, di onnipotenza, ti sembra di aver trovato la sostanza che risolve tutti i tuoi problemi, ti senti un superuomo, una superdonna, non dormi e puoi lavorare, mangi e non ingrassi, sei iperattivo. Poi c'è il tracollo e lì poi sono problemi enormi. Se vi va bene, capite, diventate come Brosio, vedete la Madonna, ma se vi va bene, se proprio vi va bene. Ma questo perché? Perché dei 100 miliardi di neuroni che dicevo all'inizio, e poi li perdiamo piano piano, meno male che aumentiamo le sinapsi, ma li perdiamo, la cocaina spacca proprio direttamente i neuroni e non si rigenerano. Quindi è un danno immenso, quindi alla larga da queste cose, e speriamo che tutti quelli che ne fanno uso, che Dio li aiuti a venirne fuori, perché è fondamentale cercare di uscirne. Senta, o Dio l'aiuti. Oh, ce l'ha fatta, eh! Oh! Ce l'ha fatta, eh! Mamma mia, adesso il tempo! No, ecco, va bene, guardi, a proposito di questa cosa qui, no? Una cosa molto interessante, ma come si spiega questo problema? Cioè che spesso e volentieri noi parlando così con le persone, eccetera, sappiamo benissimo il nome di una persona, di una cosa, di una città. Però in quel momento assolutamente non ci vuol venire in mente. Non, ecco, quel fenomeno lì che si dice ce l'ho sulla punta della lingua ma non mi viene, come si spiega questa cosa? Allora, guardi, prima su certe cose gli ho detto che c'era una spiegazione scientifica, su questa cosa non c'è una spiegazione scientifica, è uno dei tanti misteri del nostro cervello.
come fa a pescare un nome, a associarlo a una persona? È veramente difficile associare i nomi ai volti. E allora che succede? In questo caso, per assonanza, no? Io ho detto che Dio aiuti queste persone e le è venuto in mente Dio l'aiuti. Ora il problema è che di solito quando uno ha una parola sulla punta della lingua, nel giro di 4-5 minuti gli viene in mente, lei ci ha messo un'ora e 40, capisce? No, è questo che mi preoccupa un po', è questo che... Ecco, questo è uno dei tanti misteri del nostro principale organo. L'universo è grande, è infinito, ma noi con il nostro cervello possiamo immaginare un universo ancora più grande, ancora più infinito. Possono rinchiuderci in una stanza, possono farci fare un lavoro che non ci piace, ma noi con la nostra mente possiamo volare dove vogliamo. È il nostro pensiero, è la nostra immaginazione, sono le nostre idee originali che ci rendono veramente liberi. E poi c'è il mistero più grande, quello legato alla creatività. Quando il cervello trascende dalle relazioni chimiche e elettriche per dar vita alla letteratura, per dar vita all'arte, per dar vita alla musica. Persone che hanno scritto anche cose come questa: lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero sul bianco e i puntini sulle i, piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. Quello che avevi suonato, chi l'ha scritto? L'hanno scritto Beethoven, Vivaldi e Mozart.
Questa poesia era un po' l'attribuzione un po' contrastata tra Marta Medeiros e Pablo Neruda, comunque una gran bella poesia, questa invece l'abbiamo scritta noi. Che bello, quanti tipi di cervello, che bello, quanti tipi di cervello, c'è che grilli nella testa, sempre pronto a fare festa, c'è che sale nella zucca e la pazzia della mucca, c'è cervello pulito dei bambini, molto diverso da quello dei cretini, c'è cervello razionale, molto spesso assai banale, c'è che senza una rotella si però la mente bella, c'è cervello del saggio coerente, e c'è il politico che parola la gente, ma il più bello è il cervello diventato molto raro della gente che ragiona solamente in solitario, solo accendendo la mente si può volare più là, solo accendendo la mente si può trovare la libertà. Io vorrei ringraziare Veio Torcigliani, direttore artistico di questo teatro, l'amministrazione comunale di Camaiore, la Fondazione Toscana Spettacolo e tutti voi che avete partecipato a questa serata. Il libro non si trova più, è esaurito, ne ho scritto un altro che è Alla scoperta del cibo, quello si trova, spero di scriverci un altro spettacolo e il prossimo anno di essere qui con l'intervista al cibo. Grazie veramente di cuore a tutti voi. Grazie. Lui è l'immarcescibile, l'erotico, lo smemorato Adriano Barghetti. Grazie. E questo bellissimo uomo qui alla mia destra, paragonabile solo a Raoul Bova e George Clooney, è diciamo l'idolo di Camaiore, l'uomo più erotico, più inarrivabile, più straordinario che io abbia conosciuto, Fabrizio Diolofulli. Dio l'aiuti. Grazie, 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 grazie. Alla prossima, grazie. Grazie.